Ciao a tutti, oggi prepareremo i bastoncini di merluzzo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono filetti di merluzzo, pan grattato aromatizzato, uova, parmigiano, farina, sale, pepe, patate tagliate a dadini piccoli, olio extravergine d'oliva. Per la panatura, pan grattato e uova. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il trito di parmigiano. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno l'olio, i filetti di merluzzo, e le patate. Facciamo cuocere per 10 minuti a 100 gradi, velocità 1. Lasciamo raffreddare il composto all'interno del boccale. Il composto si è raffreddato. Adesso aggiungiamo le uova. Il parmigiano che avevamo precedentemente fatto tritare. Il sale, il pepe, la farina, il pan grattato. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 7. Il composto è pronto. Verificate la consistenza, se dovesse risultare troppo morbido, aggiungete un altro po' di pan grattato, come nel nostro caso. Aggiungiamo un altro po' di pan grattato e azioniamo il bimby per altri 20 secondi a velocità 7. Composto è pronto, adesso formeremo i bastoncini. Adesso formeremo i bastoncini. Per la panatura utilizzeremo prima la farina, poi le uova sbattute e il pan grattato. Con un cucchiaino prendiamo una parte del composto. Iniziamo a dare la forma. Lo paniamo nella farina, dopodiché lo passiamo velocemente nell'uovo e poi nel pangrattato.
E proseguiamo così per tutto il resto del composto. Posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver preparato tutti i bastoncini, li cuoceremo in forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti circa, irrorandoli prima con un filo d'olio. I bastoncini di merluzzo sono cotti, andiamo a impiattare. Bastoncini di merluzzo, grazie e alla prossima ricetta.